Fermo, questa è la mia posizione. Io avevo organizzato il referendum assieme a Luca Zaia nell'ottobre del 2017 e quindi credo che l'autonomia sia irrinunciabile. Peraltro sono un po' sorpreso dal fatto che il governo sia bloccato su questo. Perché sono sorpreso? Perché ricordo che il 28 febbraio del 2018, più di un anno fa, io e Zaia e anche Stefano Bonaccini abbiamo firmato col governo Gentiloni un accordo proprio sull'autonomia, che prevedeva i criteri di finanziamento molto favorevoli alle regioni del nord e anche le materie. E tra queste materie, questo è il documento, c'è l'istruzione. Quindi meglio Gentiloni di Conte. C'è l'istruzione, quindi basterebbe prendere questo No, accordo lei ridacchia Maroni, ma basterebbe prendere questo no, lei sta accordo, dicendo mandarlo meglio il alle governo Camere. Gentiloni del governo L'accordo Conte. tra governo e le tre regioni c'è già, basta prenderlo e mandarlo alle Camere. Il Partito Democratico non può che votare a favore, visto che l'ha Ma firmato c'è Gentiloni, Bonaccini. e quindi la maggioranza ci sarebbe in Parlamento. Io questo No, quindi dico, scusi Maroni, chiedo a quindi. Salvini, prendere e alla ministra, ovviamente, che si occupa, che ha la delega, la Erika Stefani. Stefani. Prendete questi tre accordi, governo Lombardia, governo Veneto, governo Emilia-Romagna, mandateli in Parlamento, il Parlamento sovrano deciderà. Se così sarà, io credo che il Parlamento approverà l'autonomia, anche se i grillini non vogliono, perdoni, i 5 Stelle non vogliono. Se non è così, vuol dire che c'è qualcosa che non capisco, che mi sfugge, Naturalmente, che quindi si blocca il vorrebbe tema creare dell'autonomia. un'alleanza trasversale Lega PD senza 5 Stelle No, sul tema nessuna dell'autonomia. alleanza. Il No, Parlamento è vabbè, ho sovrano. capito, traduciamo, scusi Maroni, Ma il l'autonomia Parlamento è si. sovrano vuol dire che Lega e PD votano insieme contro 5 Stelle Cioè, l'accordo Maroni dice chi la sull'autonomia vota, la che vota. avete fatto Ma con non Gentiloni. contro. C'è un documento già sottoscritto tra Votatelo. governo e Votatelo. regioni. Il Parlamento deve esprimersi su questo documento. Questo io credo E sia perché il Salvini non percorso lo più fa? Ma semplice. perché questo strappo non c'è? Ma probabilmente perché questo accordo non va tanto bene ai grillini e al Movimento 5 Stelle e Salvini non vuole rompere, ecco, Un l'accordo. po'. Io però sul tema dell'autonomia andrei fino in fondo. O c'è l'autonomia o è inutile per la Lega stare in questo O governo con ci questa sarà quella di cui parla maggioranza. Di Maio, autonomia.